Ancora emergenza furti in centro storico. I commercianti sono tornati alla carica contro le bande di minorenni impunite chiedendo telecamere sulle vie adiacenti le piazze. Ecco una testimonianza. Daniele, allora ancora problemi, ancora soprattutto problemi con dei minorenni che continuano ad essere impunibili ed impuniti. Esatto, tutti i giorni qua siamo a contatto con questi personaggi che continuano a venire qua a disturbare, a rubare, cose varie. Tutti i santi giorni, e non possiamo farci niente, appunto perché sono minorenni e le autorità sono legate, tutte le mani legate, non possono far nulla. Era successo già qualcosa qualche tempo fa, è successo qualcosa anche a qualche negozio qui intorno, vi eravate rivolti all'amministrazione comunale per almeno avere una telecamera sulla via? Esatto, ci siamo rivolti al sindaco che abbiamo chiesto di mettere una telecamera sulla via per vigilare appunto su questi furti, identificare così le persone, ma la risposta è stata che non ci sono fondi, non ci sono soldi per mettere una telecamera su questa via. C'è comunque la voglia di continuare, gettare la spugna, ma cosa chiedete in pratica? Noi quello che chiediamo è giusto una telecamera, perché così quando riceviamo dei furti possiamo identificare appunto le persone che escono dal negozio o dalle varie attività appunto, e un po' più di vigilanza, perché appunto quando chiediamo l'intervento della polizia o della municipale o dei carabinieri è tutto un veniamo, non veniamo, chiediamo un po' più di sicurezza anche da parte delle autorità che vigilino un po' di più. L'ospedale di Sassuolo continua a essere protagonista di esempi di eccellenza. Nei giorni scorsi l'equipe del dottor Villani, direttore dell'unità di chirurgia proctologica e riabilitazione del pavimento pelvico, ha impiantato con successo un piccolo elettrostimolatore in grado di risolvere problemi di incontinenza urinaria ma anche fecale. Si tratta del primo caso a livello nazionale. Bologna Fiere è stata confermata la sede del Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e per l'Arredobagno. L'accordo, firmato insieme a Confindustria Ceramica, conferma che fino al 2017 il CERSAIE si terrà a Bologna tra la fine di settembre e la prima settimana di ottobre. Ridistribuite le deleghe della Giunta dopo le dimissioni degli assessori Barbieri ed Orienti. Luca Caselli, sindaco con delega al bilancio, programmazione economica, comunicazione, politiche sociali e lavoro. Francesco Menani, vice sindaco con delega alla sicurezza, protezione civile, patrimonio e viabilità, personale. Claudia Severi, assessore con delega all'urbanistica, lavori pubblici e decoro urbano, edilizia privata, PSC, pari opportunità, sanità. Claudio Casolari, assessore con delega alla ceramica, attività produttive, commercio, turismo, marketing territoriale, eventi. Claudio Corrado, assessore con delega alla cultura, scuole e formazione professionale, sport, politiche abitative, cooperazione sociale, famiglia. Francesca Buffani, assessore con delega alle politiche giovanili, tutela ambientale, risparmio energetico, associazionismo e sussidiarietà. Passiamo allo sport. Il giovane sassolese Federico Bonaccini è stato l'altro giorno protagonista della vittoria della selezione regionale di basket che si è aggiudicata il trofeo italiano delle regioni. Ecco le sue impressioni. Allora Federico, intanto complimenti, un sassolese che vince una competizione nazionale nel basket non è semplice a trovare, e tu ci sei riuscito con la rappresentativa regionale Emilia-Romagna. Abbiamo fatto un torneo, Memorial Fabbri, il quarto, e siamo arrivati da campioni d'Italia. E abbiamo giocato subito la prima partita contro l'ultima del vecchio torneo, e abbiamo giocato una partita difficile contro il Veneto, che era la finale dell'altro torneo, e abbiamo vinto da quella partita lì, le abbiamo vinte tutte e siamo arrivati fino alla finale contro il Piemonte, dove abbiamo vinto il torneo.
Tu sei partito da lontano, sei giovanissimo, ma sono già 8-9 anni che giochi a basket. Sì, è iniziato tutto da Fiorano, ho giocato a Fiorano per 3-4 anni e dopo mi sono trasferito a Reggio, dove continuo a giocare adesso. Quindi diciamo subito la Libertas Fiorano e poi adesso la Pallacanestro Reggio, quella proprio la squadra principale, quella che è in A1. Sì, adesso gioco in una società di Serie A dove il livello è alto e ci scontriamo anche contro squadre di livello molto alto e sono partite sempre difficili. La tua aspirazione? Diventare un giocatore di Serie A. Stage azzurro per 4 giocatori del Sassuolo. Liozzi e Castelletto sono a Coverciano negli Under 19, Berardi e Antei nell'Under 21. Domani triangolare tra Under 19, Under 20 e Under 21 e poi rientro in società. Grazie per essere stati con noi, per oggi è tutto, arrivederci a domani.